Concludiamo la parte storica introduttiva che abbiamo cominciato ieri e abbiamo visto diverse cose. In particolare, con l'immagine che vi ho mostrato, il fatto che la matematica, per quanto possa sembrare strano, è in realtà dappertutto. E questa è la risposta che di solito, tra quelle che ho ricevuto in tanto tempo, mi piace di più. Studiate matematica perché la matematica la trovate dappertutto, anche nei fiori, nel numero di rami che sta in un albero, per costruire il vostro cellulare. Non ci sono aspetti della matematica, della realtà, che non siano matematizzabili, che poi sia utile farlo o no, è un altro paio di maniche. E queste radici molto antiche, abbiamo visto anche questo ieri, abbiamo visto un papiro del 1400 a.C., che era un manuale per risolvere problemi di tipo pratico, che da lì nasce tutto. Ma quel tipo di documento è molto meticoloso, ma manca di una cosa importante: non ha un metodo alle spalle. Dà istruzioni, ma non sono motivate. Dice: se devi risolvere un problema di questo tipo, fai così. Per uno scriba egiziano o un amministratore, uno che si occupava di fare i calcoli, calcolare la superficie di questo rettangolo o di questo tavolo erano due problemi completamente diversi. Gli mancava l'idea, l'astrazione del fatto che queste due figure geometriche hanno forme dello stesso tipo. Per raggiungere quest'idea, dal papiro che viene, servono altri 8 secoli, fino alla seconda metà del VII secolo, nell'attuale Turchia, ma comunque era un insediamento di lingua e cultura greca. Certo, Talete ha un'idea che cambia la storia dell'umanità. E si preoccupa di dire: cosa c'è sotto? C'è qualcosa di più profondo in questa regola di calcolo, tra virgolette, oppure no? Invece hanno imparato molto dagli egiziani, dagli assiri, dai babilonesi, ma hanno fatto un passo in più. Hanno creato il concetto di teorema. Teorema è una parola greca che significa vedo oltre, vedo al di là. Io vedo questa forma e astrago, ne considero le proprietà generali. Tutti i corpi che hanno forme di questo tipo avranno quelle proprietà. E quelle proprietà le ricavo, le studio, utilizzando il ragionamento, la logica. Nasce la logica come tecnica di ragionamento. Se io prendo un tot di aste della stessa lunghezza e ne metto 3 in verticale, 4 in orizzontale e con 5 congiungo i due estremi liberi, l'angolo che si forma tra le 3 e le 4 aste è un angolo retto. È un caso o no? Il teorema di Pitagora è un caso o no? No, che non è un caso. Il teorema di Pitagora lo trovate, gli archeologi l'hanno trovato in 28 culture diverse, dalla Corea fino alle civiltà precolombiane. Ma solo una si è preoccupata di dire cosa c'è sotto. Se io riesco a dimostrare questa proprietà, cioè arrivarci ragionando, sono certo che ogni volta che avrò una figura di quel tipo avrà quella proprietà, senza andare a bisogno di fare nessuna misura. Perché l'ho dimostrato. E attenzione, questa è una cosa che succede solo in questo ambito. Il teorema dimostrato da Talete nel 620 a.C. vale esattamente nello stesso modo anche oggi. Non è una cosa che può cambiare nel tempo. Se quelle sono le premesse, quella è la conseguenza.
questo è universale. E questo ha molti effetti, eh? Questa è una conquista culturale, non solo scientifico-matematica, perché non è un caso che nello stesso periodo, fine del VII secolo, ad Atene viene scritta la prima Costituzione. Nasce la democrazia, la forma di governo più diffusa oggi sul pianeta. Tutte le altre civiltà di quell'epoca hanno un imperatore, un re che decide tutto. I greci no, dicono noi scegliamo noi le nostre leggi, non perché ce le dice la divinità o l'imperatore. Ma proprio per questo motivo, proprio perché insieme si decide, è necessario che le persone sviluppino un'abilità alla logica. Se io devo convincervi che una cosa va fatta, è necessario che ve lo, tra virgolette, dimostro. E questo va di pari passo con lo sviluppo della logica. Questo in ambiente delle scienze si chiama oratoria. Aristotele fa derivare la logica dall'oratoria, gli storici invece fanno il contrario. È l'oratoria che deriva dalla logica. Il fatto di dimostrare è uno strumento fondamentale, non solo in matematica, ma in tutta la vita culturale e sociale dell'epoca. Da lì in avanti. Attenzione, per avere qualcosa di analogo, cioè un popolo che dice le leggi ce le facciamo noi perché siamo d'accordo, bisogna aspettare la rivoluzione americana, la Costituzione degli Stati Uniti, in cui si dice noi, il popolo americano, decidiamo di governarci in questo modo, 1700, 22 secoli dopo. Ecco perché dovete studiare storia greca, perché questo è un prodotto di un ambiente culturale. Uno arriva a queste idee perché pensa in un certo modo e pensa in un certo modo perché parla in un certo modo. La lingua è uno strumento per pensare, come la matematica. La matematica serve a oliare i neuroni. Se non ho una lingua adatta non posso pensare in un certo modo e viceversa. Quindi la chiave per entrare nella mente di un popolo che ha cambiato la storia dell'umanità è la lingua, e voi avete il privilegio di impararla. Non è una fortuna che tutti hanno. Poi successivamente i greci hanno fatto cose straordinarie, l'ellenismo in realtà, cioè la fase storica che viene dopo la morte di Alessandro Magno. Voi giù avete visto sicuramente la macchinetta delle bibite, che tu metti la monetina e ti vieni fuori il caffè, il tè, la bottiglietta, quello che vuoi. Quando è stato che l'uomo ha costruito il primo distributore automatico di liquidi inserendo una moneta? 230 avanti Cristo. Erone di Alessandria. Un libro che si chiamava Automata, cioè tutti gli automatismi. La prima macchina a vapore, cioè la macchina che converte energia termica in energia meccanica, non è di James Watt, è di Erone di Alessandro, che ha costruito un meccanismo che, accendendo un braciere, faceva aprire le porte di un tempio utilizzando il vapore. E non è vero che i greci non hanno sviluppato, cioè la cultura antica non ha sviluppato un'industria basata su quello perché avevano gli schiavi. Questo è falso. Non hanno sviluppato oltre queste conoscenze perché, ahimè, c'è stata la conquista romana. I romani hanno distrutto e saccheggiato le biblioteche e gli istituti culturali dell'epoca ellenistica, deportando chi si occupava di questo. Infatti uno dei più alti esponenti della cultura romana, che è Plinio, quando parla delle api dice che secondo lui le api fanno
le celle esagonali perché hanno 8 zampe, che è un'ascendenza col sarto. Perché lui ha letto i trattati greci di apicoltura, dove è dimostrato che l'esagono è il poligono regolare di area massima e perimetro minimo, ma non ha capito niente. Non ha la mentalità necessaria a comprendere. Non capisce. Cicerone, primo secolo dopo Cristo, si lamenta che a Roma non ci sono libri buoni in latino. Sono tutti in greco. Il primo monumento alla geometria sono gli elementi di Euclide. Voi in realtà, quando faremo geometria, studierete un derivato di quello. Il primo tentativo di tradurre gli elementi di Euclide in latino è del VI secolo dopo Cristo ed è andato fallito. Non sono stati in grado di tradurlo. La prima traduzione completa degli elementi è del 1190 dopo Cristo, ad opera di un inglese, Adelardo di Bath, che l'ha tradotto non dal greco, l'ha tradotto dall'arabo. Adelardo è una figura chiave per il Rinascimento in Europa, perché è uno dei migliori traduttori dall'arabo. Se noi abbiamo recuperato le conoscenze dell'epoca classica e dell'ellenistica, è grazie agli arabi. Per circa 800 anni la storia dell'umanità, la scienza ha parlato arabo. Dopodiché, 1058 dopo Cristo, Alfonso VI di Castiglia riconquista Toledo, trova una biblioteca vastissima e anziché saccheggiarla e distruggerla come facevano i romani, ha chiamato studiosi e nei monasteri si comincia a tradurre non solo testi sacri ma anche testi di scientifici, di matematiche, e quindi ci arrivano in Europa tutta questa mole di conoscenza che in parte, tra virgolette, è andata perduta. La rivoluzione scientifica, Keplero, Copernico, Galileo, Newton, Copernico e Galileo sono grandi studiosi di Archimede e dei testi classici. La matematica utilizzata da Keplero, per studiare l'orbita dei pianeti è il trattato sulle coniche di Apollonio di Perga, anche quello secondo secolo avanti Cristo. Questo studioso si è divertito a vedere cosa succede tagliando un cono. Ha scritto 8 libri, 4 sono arrivati in greco, 3 in arabo e 1 perduto per sempre. Chissà cosa c'era scritto in quella. Magari aveva anticipato una decina di secoli di ricerche matematiche, non lo sapremo mai. E questo storicamente succede praticamente sempre. Se riesco a costruire una teoria matematica che funziona, che ha una struttura interna coerente e completa, è certo che da qualche parte nell'universo qualcosa funziona così. Noi studiamo qui la geometria euclidea, quella nella quale, presa una rete, un punto fuori della retta, per questo punto passa una sola parallela alla retta data. Non è l'unica geometria possibile. Via 700-800 ha cominciato a studiare geometrie alternative. Sembrava una follia. Funziona questa, perché vai a cercarne un'altra? Ebbene, le geometrie non euclidee descrivono realtà fisiche, ci sono sistemi reali, concreti, che funzionano in quel modo. Lo spazio e il tempo attorno a un buco nero formano una regione dell'universo dove la geometria non è euclidea. Oggi lo sappiamo, si può misurare, si può vedere. La descrizione di questo, l'interpretazione di questo fatto in termini di fisica e di matematica,
si chiama relatività generale, costruita da Einstein tra il 1905 e il 1917, è stata riconosciuta dagli storici come una delle più alte conquiste dell'intelletto umano. È un'avventura intellettuale di altissimo livello, ma anche culturale soprattutto. Se scrivo 2x più 5 la lavagna, in realtà è la punta dell'iceberg di un processo evolutivo profondissimo che ha coinvolto tutto il pianeta, ma che è nato nel VII secolo a.C. in Grecia, da gente che parlava la lingua che voi studierete qui. Quando aprite il libro di greco, pensateci. Se cercate su YouTube, trovate un'intervista a Bill Gates, in cui afferma che secondo lui la lingua migliore con cui che si presta meglio al concetto di programmazione, cioè all'informatica, è il greco. Non è un caso. Quindi in quel campo culturale è nata la matematica e ciò che sappiamo dell'universo lo sappiamo grazie alla matematica, che quindi è la lingua in cui è scritto l'universo. Se voi andate in libreria e cominciate a studiare un libro, e il libro vi piace perché? Perché riconoscete una parte di voi stessi in quello che c'è scritto. Provate a pensare a leggere il libro di cui voi siete una pagina. L'universo, la natura, è ciò che ci circonda, ciò di cui noi siamo parte. Quel libro è scritto in quella lingua e non posso leggerlo se non conosco la lingua, come diceva Galileo. Solo questo basterebbe a dire questa è un'impresa che merita essere percorsa. Sta per suonare la campana, mi fermo qua. Ok? Domande?